Ciao a tutti, parliamo ancora di ancoraggio. È uno dei fondamentali e diciamo che a mio modesto parere è uno degli argomenti più disattesi e sottovalutati. Molto spesso, anzi quasi in tutte le occasioni, non so perché, l'ancoraggio per l'arco nudo è con l'indice all'angolo della bocca, o comunque un ancoraggio in cui un qualcosa deve fermare l'allungo, o comunque deve rendere l'allungo certo e sicuro. Beh, questo, secondo il mio modesto parere, non è possibile. Non è possibile perché va contro un altro fondamentale estremamente più importante, che è l'equilibrio dinamico. L'equilibrio dinamico prevede che forza resistente e forza di trazione devono stare in equilibrio. E questo equilibrio lo raggiungiamo solamente e soprattutto se siamo contrapposti sul piano verticale. E sul piano verticale siamo facilitati, non è che non si raggiunga, perché poi nell'arco nudo queste contrapposizioni di forze avvengono per via muscolare, non per via esclusivamente scheletrica, ma siamo molto più facilitati se siamo perfettamente in linea, cioè se siamo così non va bene, non riusciamo, siamo in questa posizione, siamo facilitati. Quindi è un falso problema quello dell'ancoraggio. L'ancoraggio deve essere fisiologico, deve essere biomeccanico. Noi siamo sempre diversi, le misure di braccio e avambraccio sono completamente diverse. L'allungo deve essere fisiologico. L'errore più grosso che un istruttore può fare al suo allievo è dirgli come deve ancorare. L'ancoraggio deve essere biomeccanico. Lo vediamo, un solo punto di ancoraggio va benissimo, i contatti al viso devono essere molto più easy nell'arco nudo, deve essere più veramente, più istinto, più propriocettivo. Non è come l'Olimpico che ha mille controlli. L'arco nudo, a mio parere, è più preciso se siamo molto più easy, se siamo molto più istintivi. Non volevo dire questo parolone, ma se siamo più noi stessi, insomma. Dobbiamo ricercare la comfort zone, anche per quanto riguarda l'ancoraggio. Vediamo come io ho risolto questo piccolo particolare e vediamo come vado in ancoraggio io. Semplicemente col pollice sotto la mandibola, in questo modo qua, e raggiungo il perfetto equilibrio. Vediamolo. Estensione della spalla, ancoraggio, trasferimento, mantenimento, rilascio. Poi lo trovo, analisi, eccetera, eccetera. Lo rivediamo. Sempre con lo string di 18 metri. Testa ferma, mento parallelo al terreno. Questa però è tecnica. Ancoraggio. Sicuro, l'ancoraggio è sicuro, nessun sotterfugio. L'unica cosa che noi dobbiamo essere sicuri è avere una patelletta con la possibilità di avere il separadita e non fare questo movimento deleterio, questo movimento trascurabile. Lo rivediamo. Estensione della spalla, ancoraggio. Vedete come
Poi abbiamo parlato mille volte della gestione della mira, come non vado a cercare, estendo la spalla e poi, come per l'olimpico, sotto ancoraggio, trasferimento, mantenimento, propriocezione dell'ancoraggio, rilascio. È semplice, più semplice di quello che si pensa. Al lavoro, provate, sperimentate, non fermatevi. Ciao a tutti.